impresso perché mi è piaciuta questa idea che l'angelo fosse fiore e Miriam la pianta. Ma rimanendo nella immagine botanica, diciamo, di Rilke, se Miriam è la pianta, allora Yosef è molto di più del fiore. Yosef è la terra che abbraccia le radici di quella pianta e impedisce alla legge di estirparla. La terra che stringe le radici di quella pianta le nutre e le permette di portare frutto. Questa è una storia, se è una storia botanica, è una storia di una pianta che ha trovato la sua più forte alleanza nel terreno di sotto. A me piacciono le piante, mi piacciono gli alberi, sono un piantatore di alberi. Ho un campo e me lo posso permettere. Io credo anche che mi spetti come dovere civile quello di piantare alberi, perché uno scrittore con le sue pagine consuma carta. E non è sostituibile la carta dal ebook. Non è sostituibile. Oh, prendo un libro, mi è caduto con te e lo ripiglio, ma non fa cadere il terzo, un ebook si è buttato con tutta la biblioteca. Io ho avuto una biblioteca, ho ereditato da mio padre una biblioteca di libri sbruciacchiati, perché è stata, sono stata una delle poche cose che si sono salvate dalla casa bombardata di mio padre durante la guerra. Sono salvati i libri che avevano subito anche un incendio, ma i libri manco con l'incendio si bruciano, si sbruciacchiano un po' intorno, ma dentro rimane chiuso compatto il libro, non si lascia vincere dal fuoco, lo butti in acqua, non affoga il libro, perché si ricorda di essere frutto di polpa di albero, che poi il prodigio maggiore dell'albero, del legno, e non è che brucia, è che galleggia. Io ancora devo capire come mai l'albero galleggia, il legno galleggia, non lo so. Certo, ci sono delle belle spiegazioni fisiche, ma tutte le spiegazioni fisiche non mi convincono. Ci sono anche dei legni che affondano, per esempio l'ebano è così pesante e denso che non galleggia, l'ebano va in fondo, come un pezzo di una pietra. Però invece i legni normalmente galleggiano. Ed è grazie al legno che poi la nostra specie umana si è potuta informare geograficamente del pianeta, perché visto che il pianeta è a maggioranza d'acqua, se non c'era il legno che galleggiava, come li raggiungevamo le distanze, l'oltremare? E così, ecco, è una storia che riguarda anche il legno, riguarda anche la croce. Non sappiamo di che legno fosse fatta quella croce, non sappiamo se una croce, una volta utilizzata per quello scopo infame, la riutilizzavano o la buttavano. Ma non sappiamo di che legno era. Non sappiamo delle cose importanti, però dal punto di vista giornalistico, insomma, mi interesserebbe sapere. Però immagino che quel crocefisso sapesse che legno era. Lui li si riconosceva i legni. Li aveva lavorati, tagliati, aggiustati, piallati. Lui sapeva a che cosa si stava attaccando, a che cosa lo stavano inchiodando. Probabilmente era una pianta resinosa, era scortecciata di fresco e resinosa, probabilmente aveva un fortissimo odore di resina, perché certo non la facevano stagionare, e di pali della crocifissione ce n'erano tantissimi in circolazione. I romani avevano adoperato, utilizzavano questo strumento importato da loro per esporre i condannati in piena vista. Non era una pratica di quella terra, era una pratica importata da fuori, con la quale hanno continuato a reprimere la più ostinata resistenza che abbiano mai trovato in un paese occupato da loro. Perché? Perché ovunque avevano potuto mettere le loro divinità a fianco delle divinità locali. Il politeismo è democratico. Arriva un'altra divinità, c'è il posto, non toglie posto a nessuno, non è in contraddizione né in concorrenza con altri, il politeismo è espansivo. I greci erano dei buon gustai della specialità, cioè, tutte specie di divinità che osservavano,
Avevano in Atene perfino un altare dedicato al dio sconosciuto, come dice, ne fossimo dimenticato qualcuno. E allora c'era un altare al milite ignoto delle divinità.